E adesso parliamo del coronavirus. Ci sono problemi dalla regia. Del coronavirus. Il coronavirus, detto anche virus dei cinesi, è il virus mortale proveniente dalla Cina e da tutti i paesi che per noi italiani sono abitati da cinesi, quindi Cina, Giappone, Filippine, Nepal, Corea del Nord, Corea del Sud, Vietnam, Taiwan, eccetera, eccetera. Sono inclusi, attenzione, anche tutti gli italiani con un qualche parente cinese e similari e soprattutto italiani con tutta la famiglia italiana ma che hanno gli occhi che sembrano una mandorla, quindi sono cinesi anche loro. State alla larga da tutti, ma anche da voi stessi. Arrivederci. Salve, sono il dottor Scafferrati King e sono qui per parlarvi del coronavirus. Sì, ok, che palle, ne abbiamo la testa piena, ma il video deve continuare. What is the coronavirus? I coronavirus sono una grande famiglia di virus respiratori che causano malattie lievi o un po' più importanti. Questi virus sono comuni in animali come i pipistrelli o i cammelli. Ma io non sono un cammello. Con il tempo, in alcuni casi, questi virus possono evolversi ed arrivare ad infettare l'uomo. Ah, e si chiamano coronavirus perché le punte ricordano una corona? Ah, uguali proprio. I sintomi del coronavirus. Tra i sintomi più comuni abbiamo febbre, tosse, difficoltà respiratorie o, in casi più gravi, polmonite, sindrome respiratoria acuta grave e anche la morte. Padre, sento che sto per stare male. Posso non andare a scuola? Ah, figliolo, puoi scegliere se andare a scuola e fare la verifica di matematica che hai in programma o stare a casa e farti fare una bella colonscopia. Cosa significa, papà? Significa che ti mettono un simpatico aggeggio su per il tuo bel sederino, figliolo. Come si trasmette il coronavirus? A questo punto del video vi sarete già addormentati, ma il video deve continuare. Il nuovo coronavirus si può trasmettere con saliva, quindi tossendo e starnutendo, con contatti diretti e con le mani non ben lavate. Lavatevi le mani, zozzoni. Aprite bene le orecchie. Apritele tipo Dumbo o come il vostro amico con le orecchie a sventola. Ci sono continui studi e le info sono in aggiornamento. Per ora basiamoci sui dati ufficiali e confermati e quindi non iniziate a dire tipo ma io ho un pacco che arriva dalla Cina, adesso mi ammalo. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS, assicura che il virus non sopravviva a lungo sulle superfici. Poi c'è chi dice 9 giorni, chi dice quello, chi dice quell'altro. Informatevi solo da fonti attendibili e non su ciao mamma o il blog bello.it. Capito? E in Italia? Purtroppo ci sono casi confermati e sono in isolamento. Tenetevi però aggiornati sui nuovi casi. Il 30 gennaio sono stati bloccati tutti i voli da e per la Cina. È stato dichiarato lo stato di emergenza e il ministero assicura che i massimi controlli sono in atto. E vogliamo ben sperare che sia così. Ma se l'Italia chiudeva i porti, le dogane, le porte, le tapparelle, le persiane, il virus non sarebbe arrivato e non ci sarebbero stati contagi. Sono indignato, è vergognoso. Governo a casa. Informatevi solo da fonti attendibili. Riassumendo, probabilmente avete già dato una testata allo schermo dalla noia, ma il video deve continuare. Il virus può portare sintomi lievi o più gravi. Si trasmette principalmente con la saliva, con mani non ben curate e altri contatti diretti. Molti dati e informazioni sono in fase di aggiornamento e studio. Cosa non fare? Allarmarsi inutilmente, prendere ogni notizia che passa per vera e seminare il panico. Seguire ciarlatani che usano il tema per farsi propaganda invece che siti autorevoli ed esperti. Pensare che sia il virus dei cinesi, evitando di sedervi accanto a loro nella metro, perché non fate la figura degli eroi o salvatori della patria, ma solo quella dei pirla e razzisti, anche perché magari vi sedete vicino a un italiano che ha il virus e sfortuna vuole che magari ve lo prendete comunque, quindi fatevi furbi. Vi saluto e vi auguro un buon proseguimento. Adios! Ah, per sdrammatizzare, se a volte vi sentite ignoranti, pensate che nel mondo c'è chi davvero ha pensato che il coronavirus fosse causato dalla birra Corona, tant'è che è stato necessario smentire in diretta TV la faccenda.